E per il presidente Berlusconi volevo chiederle, alla luce di quanto è stato dell'intesa di oggi sulla necessità di creare dei grandi gruppi italo-francesi e franco-italiani in grado di competere sul mercato internazionale, crede che il provvedimento per una norme italiane anti-scalate stranieri vada rivisto? Grazie. Guardi, io vorrei anche precisare il senso e il perché della moratoria che noi abbiamo introdotto per quanto riguarda il nucleare in Italia. Noi siamo assolutamente convinti che l'energia nucleare sia il futuro per tutto il mondo. Eravamo i primi al mondo, Enrico Fermi, che ha scoperto la possibilità di produrre energia dall'atomo, era italiano. Eravamo all'avanguardia nella realizzazione di centrali nucleari negli anni 70. Sappiamo cos'è accaduto, l'ecologismo di sinistra si è messo di traverso e l'Italia ha dovuto addirittura interrompere i lavori di centrali che erano quasi terminate. Da allora noi dobbiamo acquisire tutta l'energia che consumiamo dall'estero e questo ci porta ad un costo che grava su tutta la nostra economia, oltre che sulle famiglie italiane. Il costo è normalmente del 30-40%, in certi casi addirittura il 50% rispetto al costo che le famiglie e le aziende francesi pagano per la decisione francese di aver realizzato, mi sembra, 60 centrali nucleari nella più totale sicurezza. Anzi, mi risulta che quando c'è la decisione di realizzare una centrale, tra le varie comunità si sviluppa una competizione per riuscire ad averle, per la sicurezza che è ormai una convinzione profonda dei cittadini francesi. In Italia non c'è questa situazione e l'accadimento giapponese, a seguito anche dei sondaggi che noi abitualmente facciamo sull'opinione pubblica, ha spaventato ulteriormente i nostri cittadini. Se fossimo andati oggi a quel referendum, il nucleare in Italia non sarebbe stato possibile per molti anni a venire. Il governo quindi responsabilmente ha ritenuto di introdurre questa moratoria per evitare il nucleare, per far sì che si chiarisca la soluzione giapponese e per far sì che magari dopo un anno, dopo due anni, si possa ritornare ad avere un'opinione pubblica consapevole della necessità di ritornare all'energia nucleare, che tra l'altro è sempre molto più sicura. Quella centrale giapponese era costruita su un terreno che non avrebbe dovuto consentirne la costruzione. Le centrali francesi sono così sicure da essere addirittura resistenti a un attacco atomico. E noi con la Francia abbiamo stipulato molti contratti, la nostra Enel con l'azienda francese, contratti che non vengono abrogati, che continuano, anzi stiamo decidendo di mandare avanti tanti settori di questi contratti, per esempio quello della formazione, che è una cosa assolutamente importante. Quindi questa è la posizione del governo italiano, una posizione di buonsenso per non aver rigettato per chissà quanto tempo la possibilità di proseguire verso quello che credo sia un destino ineluttabile. Aggiungo che naturalmente questa decisione ci rende molto più proiettati su quelle che sono le energie rinnovabili, che tuttavia sappiamo che nel mondo possono arrivare a delle percentuali sul totale dell'energia necessaria che sono assolutamente minore.